Tutti l'attacco. Andiamo, 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 andiamo. Corrono anche loro, ragazzi, corrono anche loro. Mi accentro. Salve a tutti ragazzi, preso! Di SMT Airsoft. In questo video vedremo due delle mie giocate, tra virgolette, più carine, e più un piccolo bonus che servirà come anticipazione, come preview, come trailer per un prossimo video che ho già in cantiere e vi porterò, spero, il mese prossimo. Siamo qui questa volta ospiti della SD Ghost, dei ragazzi nostri vicini di casa. Bravissimi, veramente ottime persone, ottimi giocatori e veramente il campo era delizioso. Loro sono di Bressana Bottarone, quindi per cui sono qui anche per farvi un po' di pubblicità, perché di SD brave, composte da brave persone, oggigiorno le abbiamo beccate veramente poche. E infatti si capirà molto dalla parte finale di questo video quanto essi siano veramente delle brave persone. E comunque, la giocata è molto semplice: cattura la bandiera centrale, quando prendi la bandiera hai vite infinite, quando porti la bandiera al proprio respawn devi difenderla per 15 minuti ed hai una sola vita, mentre gli attaccanti hanno vite infinite. Quindi sì, qui siamo in difesa, nella prima parte invece avete visto l'attacco alla bandiera. Ragazzi, ragazzi, alle nostre ore 12, verso il loro respawn c'è un tango, ripeto, verso il loro respawn c'è un tango. Con la mia interdizione verso il centro per cercare di ammazzare il più possibile, quindi rallentare la loro avanzata. Qui invece sono in difesa e sono insieme a Paul, un nuovo membro della squadra, veramente molto bravo. Davvero? E questo è un piccolo bonus di quello che vedrete nel video in futuro. Ma non è questo il bonus, il vero bonus. Qui invece noi siamo ora in difesa e io e Marco Sbarra, questo ragazzo qui, insomma, che segnali potenti con le mani per far capire da che parte mi dovevo passare io, da che parte invece passavo. Andiamo a prendere da dietro la squadra nemica. Cosa serve questo? Assolutamente a nulla, anche perché loro avevano vite infinite, quindi bastava che tornassero al respawn, invece noi avevamo una sola vita, quindi se sbagliavamo ce l'avevamo praticamente nel di dietro. Ma questo parte di video l'ho voluto portare per un altro motivo, perché ecco, succederanno due cose che era da molto tempo che non trovavo, che non vedevo e che non sentivo sulla mia pelle. Nella prima parte vedremo, anzi, non ve l'anticipo, penso che le capirete voi. Qua mi approccio alle spalle del nemico, cercando di fare il meno rumore possibile, cercando di avvicinare il più possibile al nemico. Il problema è che qua succederà che il mio compagno Marco si farà prendere dalla frenesia e sparerà un po' troppo prima, costringendomi per forza ad aprire il fuoco, mentre volevo addirittura arrivare più avanti e spottare, anche se termine al Call of Duty, molti più nemici prima di accorciarmi a loro. Qua ne ammazzo uno, e poi un altro. E succede tutto quanto. Questa persona che per secondo ho ammazzata mi chiederà
fra poco un qualcosa. Non ce l'avevo veramente mai incontrato in questa squadra la primissima volta. Preso! Vengo colpito. Bravo! Puoi andare sia alla bandiera che a Respo, dove sei più comodo. Il sorriso sulle labbra aveva quella persona. Aveva il sorriso sulle labbra e mi ha sotto la mano, una cosa che io da tantissimo tempo... Attenzione che tu lo stai sparando, stai sparando a vuoto, eh. Tu stai sparando a vuoto. Tu mi hai preso. Fabio, lei no. Lei sta sparando a vuoto. Sta sparando, anche rumore strano, che non arrivava nulla. È questo che io tengo nel soft air. Non spara. Quando più persone si aiutano. Ed è una cosa sinceramente che da tantissimo tempo purtroppo non vedevo e non provavo sulla mia pelle. E sono veramente felice di averlo potuto riprovare. Dopo tanto tempo, finalmente ancora. Il sorriso sulle labbra e l'amicizia, anche se si è avversari o nemici. Questo è un significato profondo. Questo video qua ha veramente un significato profondo. Ma ora vedremo il piccolo, la piccola anteprima. La piccola veramente anteprima, la piccola chicca. E sarà qualcosa di particolare, ragazzi. Sarà veramente qualcosa di particolare. C'è sempre quella persona che a un certo punto fa un po' la dura. C'è sempre. Il problema è che non si deve fare con uno che c'ha una videocamera in testa. E non si deve fare. Quindi ora godetevi l'anteprima e preparatevi per un video che sarà una bomba. Ciao ragazzi. E stay angry, stay biru. Ciao a tutti. Tu con la cosa blu in testa, allora? Ci ricariamo sì o no? Grazie! Compilation Highlander. Sto per arrivare. Aspettatelo. Fremete. Ho di quei video incredibili. Ciao ragazzi.